Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come anche per Amadeus, così come per gli altri volti noti della TV, è giunto il momento di prendersi qualche settimana di relax prima di riaccendere i motori e tuffarsi in quella che sarà un'altra stagione intensissima. Il popolarissimo conduttore ha ricevuto una valanga di elogi per le direzioni degli ultimi festival di Sanremo, tanto da essere nuovamente confermato per il 2023. Anche per questo Amadeus vuole recuperare la piena forma fisica e mentale e per farlo ha scelto di recarsi in vacanza, in modo da ricaricare le batterie. Tuttavia il presentatore Rai è stato immortalato assieme ad un VIP e ad altri personaggi famosi, scatenando l'entusiasmo e l'ilarità dei tantissimi fan. Ma chi è questo VIP che si trovava in vacanza assieme ad Amadeus? Non poteva che essere lui, Fiorello, che ha condiviso con il famosissimo conduttore anche il palco dell'Ariston. Siamo i nuovi Ferragnez, afferma Fiorello nel video, suscitando subito grande divertimento tra i follower di Instagram, dopo un'estate di sguazzamenti al mare, io che levo il costume a lui, paparazzati ovunque. Veramente siamo i nuovi Ferragnez, gli Amarello. Ora lui torna a fare i soliti ignoti, poi Arena 60 e poi c'è quella cosa che fate a febbraio in Liguria. Infine, il 4 settembre compirà 60 anni, secondo me bisognerà fare la festa nazionale. Mi prenoto come soubrette, il video di Fiorello e Amadeus popola. Inevitabilmente il filmato di Fiorello è stato riempito di commenti anche da parte di figure dello spettacolo molto conosciute. Tra questi c'è Jovanotti, che sta infiammando le spiagge d'Italia con il suo Jova Beach Party, Lorenzo Cherubini ha voluto lasciare un cuore a Fiorello e Amadeus. Buongiorno a voi due, mi prenoto per Sanremo come soubrette, ha invece scritto Natalie Guetta, mentre Nicola Savino ha commentato con Amarello di Saronno. Fiorello e Amadeus avranno trovato anche il modo di cominciare a parlare del prossimo Festival di Sanremo, che sarà senz'altro ricco di novità. In questi giorni sono cominciate a circolare le prime indiscrezioni in merito ai nomi dei partecipanti all'edizione 2023. Il giornalista Alberto Dandolo del settimanale Oggi ha fatto riferimento a Tiziano Ferro, che potrebbe ritornare sul palco dell'Ariston dopo diversi anni. Il cantante di Latina potrebbe salire nuovamente sul palco del Festival di Sanremo, non come super ospite ma come concorrente, scrive Dandolo, mandando in fibrillazione i tantissimi fan di Tiziano Ferro che non vedono l'ora di rivederlo in gara a Sanremo. Ma non c'è solo il nome di Tiziano Ferro tra i rumors che stanno circolando in queste ore. Si parla infatti di un ritorno di Tananai, ma anche di Annalisa e Rocco Hunt, fino ad arrivare ad un gigante della musica italiana come Albano Carisi. E Fiorello? Il cantante e presentatore ha già fatto sapere che la sua avventura sul palco dell'Ariston è chiusa per sempre, ma i fan sperano in un ripensamento. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.